Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grande! Uno! Allora, devo salutare Ilari Blasi, se non si offende. Sì, si offende. Allora, ci chiedono in tanti. Cosa serve per essere una rock band? Essenzialmente tre cose. Gente che sa suonare. E che ha il suo strumento. Almeno un basso, una chitarra, una batteria, insomma, c'è. Se poi lo fa. Sì, una tastiera. Comunque, per formare una band. Ma qualcuno che canta nella doccia lo trovi. Poi serve assolutamente un posto, ti cerchi un posto con i tuoi amici. Ah sì, dove puoi fare del casino. Va bene anche garage, esatto. Sala prove a pagamento, sala prove a pagamento è una soluzione veloce, ma non è proprio. Ma non è rock, non è vera. Non lo so se i ragni saranno contenti, però. Terza cosa. Qual è la terza cosa? È avere qualcosa da dire, sì, se no vuoi fare quella di cover band che sì, ormai è la banda del paese, vai in giro con un lantino, con una trombetta, ok, tutto rispetto. Devi avere qualcosa da dire. Non è che puoi, cioè, puoi fare la band, fai le canzoni degli altri, è chiaro, per imparare, prova a farci originale, trova sempre il modo per distinguerti dagli altri. Non fare quelle puttanate che vanno perché vanno di moda, perché vuoi beccare figa, cioè, beh, chi lo stesso se suoni, se tu sei un rocker devi fare la tua musica rock. Tra l'altro ci è arrivata in redazione una mail da De Rossi, un po' arrabbiato. Cosa c'entra De Rossi? Adesso ce lo spiega. No, perché arrabbiato perché salutiamo sempre Titti, Totti, Tette, tutti, e tranne De Rossi. De Rossi, quindi, sei ciao. Il capitano futuro che 15 anni che aspetta di diventare capitano della Roma, poveraccio. Sì, vabbè, ci diventeremo. È fin uscito Capitano Arnold al cinema e lui deve ancora diventare capitano. Che dire, ci vediamo alla prossima puntata, parleremo di altri temi scottanti, importanti. A caso. Ciao a tutti! Ti giuro che non ho capito una cippa. Però eravamo arrivati alla prima. Alla 1. Mi sono già dimenticato il punto 2. La terza cosa cos'era? Una roba esagerata. Non lo vedo.